domenicale con Domenica Caffè in Farm qui nel canale Tizio Lab. E allora iniziamo a preparare e a mettere un po' le nostre mucche, andiamo un po' a coccolarle prima di andare poi sul campo e iniziare un po' di lavori e vedere un po' lo stadio di crescita delle nostre piantine. Hi everyone, welcome to our rendezvous of the Sunday morning with the Sunday Caffeine Farm. And today we will go on chatting. But first I have to check the cows here, the cow, if they are okay or if they need something. Et alors, salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du dimanche matin avec Dimanche Café en Farm. Et alors aujourd'hui, nous allons continuer, chatter un peu. On va voir si les vaches ont besoin de soins et puis on va sur le champ. Allora, c'è nuvoloso. Allora, intanto vediamo un pochettino come siamo messi qui. Allora, qui ieri durante la live pomeridiana è stata portata come piantagione i semi di soia. Quindi gli amici e le amiche del canale ieri mi hanno in qualche modo voluto far recuperare un po' di soldini. E poi ovviamente qui ho piantato le barbabietole, perché come non so se avete seguito l'ultima live, ho installato la fabbrica per produrre lo zucchero. E qua abbiamo anche lo zucchero, quindi qua a breve dobbiamo liberare lo spazio, quindi facciamo così: andiamo ad acquistare, vediamo un po' quale macchinario dobbiamo acquistare, perché se mi blocca la produzione di zucchero poi non riesco a guadagnare e a recuperare soprattutto le spese. Allora, vediamo un po'. Caricatori frontali. Allora, questo costa 37.000. Usato mi verrebbe a costare molto meno. Questo qua. Ah, sì. No, questo no, allora. Vediamo un po'. Allora, direi di prendere l'usata, arrivato a sto punto. Buono. 248. Facciamo così, iniziamo prima a raccogliere le barbabietole da zucchero. Un po' se a venderle conviene. E allora sì, 254.254 euro. Allora, invece i semi di soia, beh, i semi di soia sicuramente dov'è che si trova? Ah, eccolo là. Ok, quindi mettiamo passa i treni, sì. Beh, intanto iniziamo a raccogliere
le barbabietole. So I was thinking about if I had to buy any machine, but at the moment I had to work on the field. First, and then I will book Stefa. Me lo raccoglie, che cos'è qua? Ah, in fase di crescita, mannaggia, ho rovinato sto pezzo. Aia. Ok, allora. Iniziamo a mandare avanti la crescita qua. E andiamo ora sull'altro campo, perché qui l'ho piantato prima. Le piantine, ai ai ai. E allora venderemo la soia qua. Cosa richiede bioeating? Vediamo un po'. Allora, bioeating, eccolo qua, cosa richiede? Bioeating, dove? So che è qua vicino, allora, ah, cipato, ah, però il cipato lo paga bene, ok, magari ci farà un pensierino, per quanto riguarda la creazione di cippato, qua mi sa che lavoreremo di notte. E allora iniziamo. Sembrano i fari dell'anziaerea. E allora, buongiorno innanzitutto. In questo caso, voi che siete in diretta, buongiorno. Io saluto tutti quanti voi e vi ringrazio di essere passati nel canale. Se state guardando questo video in replica su Twitch e su YouTube, approfitto per ringraziarvi uno ad uno per esservi fermati a guardare questo video. A guardare questo contenuto, in questo caso qui. E allora Lei con iniziamo. quegli occhi mi spoglia! Spogliatoio! Carizio Maurizio, carizio. Ho mischiato, mixato carissimo con Maurizio. Buongiorno e buon caffè. Hai già caricato? O vai? Se vuoi vai a prendere un bel caffettino, mi raccomando. Il caffè è quello lì di Macho King, quindi è un ottimo caffè. Della Macho King Corporation. Il Patacation. Ah, caffè Patac, bravo, mi capita a volo. Io qua ancora mi devo riprendere. Tu dici perché? Non so se è entrato in live un paio di minuti fa. E praticamente volevo raccogliere le barbabietole da zucchero quando erano ancora in fase di crescita. Cioè, sai quando vedi la barbabietola che cresce normalmente, e visivamente ti sembra allo stadio di raccolto, invece quello doveva ancora crescere. Infatti sono arrivato
con il mezzo e ha iniziato a farlo girare. Ovviamente non ha raccolto niente, ha lasciato due tracce degli pneumatici e ha detto: ma questo perché non raccoglie? Poi sono sceso, sono andato a vedere e stava scritto ancora in fase di crescita. Mannaggia, tutto questo perché? Perché non ho bevuto il caffè patacca. Caffè patacca. E anche tu potrai volare. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Eh sì. Diciamo che stavo vocalmente. La voce si era svegliata, il problema è che secondo me stavo ancora un po' sonnecchiando. Voglio. Ci sono novità dal tuo fronte? Ti è arrivata già la key di Farming 22, se l'hai acquistata. Qua per il momento e l'ho presa Vista Gaming. Ah, ok. Preso su Vista Gaming. Ho risparmiato un bel po'. E ora sono in attesa che mi arrivi la key. E poi, ovviamente, al mio via, intasate i server. Eh sì, questo sì. Io il 19 pure l'ho preso su Insta Gaming. E vabbè, il 19 forse diciamo non ha avuto il successo che ha avuto adesso rispetto al 17, forse era meno diffuso, chissà, e quindi avranno scelto qualche altra formula di marketing di vendita. Che l'anno scorso Farming l'ho preso praticamente il 19, l'ho preordinato. Infatti, all'inizio ho giocato con qualche trivia, e poi dopo, appena hanno rilasciato la versione ufficiale, diciamo così, completa. Ho iniziato a giocare con tutti i mezzi. Oui, Pitti! Bonjour, Pitti! Good morning, ja? Guten Morgen! Buongiorno, carissimo! Ben ritrovato! Maurizio, sai. Maurizio, vedi. Noio? Volevamo. Volevo savoir l'indirizzo, ja. Sa va bene così. Comment, sa la C con la segui con la C con la coda sotto là. Ah, yeah. Pitti, allora anche tu, mi sa che sei pronto Car, di. nisciune fesse. Ha capito? Allora mi sa che anche tu stai lì dietro aspettando che si inizi a scaricare il 22. Oh, a proposito, io sono andato a prendere, sono passato nella vostra farm e sono venuto a prendere il caffè. Ho fatto il carico, tutto a posto. Ho già pagato, il magazziniere è stato gentilissimo. 10 stelle per la vostra azienda, metterò sui feedback. Ok, ottimo. Il baracchino però tenetelo acceso perché poi quando arrivo in farm vi chiamo direttamente con la radio. Comunque Maurizio, effettivamente ho notato pure io che
diciamo così, la chiamiamola directory, quindi diciamo i follower dei Farming 19 si sono spostati tutti quanti nelle live di chi ovviamente sta giocando al 22. Però, come ho detto anche ieri, il 19 lo continuerò ancora a portare, soprattutto la domenica mattina, perché questo format è nato in questo gioco, in questa mappa, quindi continuerà in questa mappa. Ah, eh sì, ma tu intendi che per via del rilascio là? Perché sì, in effetti ho letto pure io che dovrebbero rilasciarla, credo, se non mi sbaglio, Insta Gaming nel mio caso diceva stanotte a mezzanotte. Quindi sì, ho sentito anche, non mi ricordo in quale live mi sono intrufolato, forse quella di Jason Farm, quando stava facendo i suoi mitici tutorial e spiegazioni del game, che praticamente l'avrebbero rilasciato alla mezzanotte fra domenica e lunedì. E quindi, e beh sì, ci sarà un macello. Un po' come quando fu rilasciato Sniper Elite 4. Pure lo preordinai e mi ricordo che i server di Steam erano intasatissimi. Nonostante io avessi una buona, anzi una discreta connessione internet, all'epoca avevo la DSL da 20 mega e pure ci impiegai un bel po' di tempo. Ok, Pitti, vai tranquillo. Il caffè è già pagato, quindi no problem. A proposito, Pitti, ma tu pure tu stream? Anche tu sei un collega streamer? Ottimo. Giusto, saluta o must. Il must, anzi il direttore, ah no, tu sei direttore dell'azienda, se non ricordo male. E quindi saluta l'ex direttore dell'azienda, il mitico Macho King. Ah, l'hai spostato alle 20. Allora era lui forse il magazziniere camuffato. Non è Steam. Aspetta, mi sono perso. Mi sono perso un passaggio. E infatti ho notato che ti ha dato carta bianca. c'ero, io c'ero. Ah, ecco. Ah, non è streamer. Ah, ok. Come diceva, come si chiama? Biff in Ritorno al Futuro, Armi e Ritagli, quando si incontra con il suo personaggio anziano e quello gli dà il ceffone della testa, dice Armi e Ritagli. No, Armi e Bagagli, no, Armi e Ritagli. Voglio, gran bel film. Ritorno al futuro, grande Giove. Maurizio, ma secondo te questa trebbia, qual è la potenza del suo motore? Ok, Pitti, grazie. E allora poi, quando finisco il caffè qua, il caffè non dura nemmeno una settimana, 10 quintali di caffè vostro, che passano alla caffetteria e in centro e tutti quanti bevono il caffè patacca, quindi hai preso un'ottima azienda, caro Vitti.
Un abbraccione, caro. Ci becchiamo dopo. Vai, Asti. Oh, sta lasciando di nuovo il buff di Ghisa qua. Come diceva e dice tuttora il mitico Alberto Bisi di una famosissima emittente radiofonica. Per chi non conosce il personaggio, andate su Google e digitate Alberto Bisi e poi potrete anche leggere in quale radio lavora. Io diciamo per questioni no, questa è la X9, è quella lì che mi ha fatto comprare la zappa storta quasi un mesetto fa, però fortuna, ecco, quando ho acquistato sto mezzo ho acquistato anche la macchinaria per utilizzare il fertilizzante, mi scarico la paglia qua. Il fertilizzante liquido e praticamente mi veniva a costare, mi sarebbe venuto a costare all'incirca 900.000 euro. Avrebbe sfiorato il milione di euro comunque, però io essendo attento alle risorse economiche aziendali ho preferito acquistarlo usato e quindi l'ho pagato 800.000 euro più o meno, 850. Poi vendendo la vecchia Trebbia tra dare e avere comunque ho pagato poco, ho pagato mi pare in totale 400.000 euro però del mio conto, diciamo così. Il conto aziendale, però alla fine ho comprato tre macchinari, la Trebbia, ho acquistato il macchinario per appunto per utilizzare il fertilizzante liquido e poi e la seminatrice. Oh, però la Stromio hai visto da una texture particolare della maglia. Ora ci sto facendo caso. Dicevi, ma che cos'è? Poi bisogna vederlo. Il colore devo vederlo. Ah, mi sono scordato che devo svuotare la Trebbia qua. È comunque comodo, sai, avere quasi 27.000 litri di capacità è un'ottima cosa, perché io con l'altra Trebbia, che praticamente mi si è bloccata, l'altra Trebbia che era, ora ti faccio vedere il tipo. Era la. Qui mi sono scordato il nome. Vabbè, nel frattempo sparia e ti faccio vedere direttamente da qua. Spegniamo i fari, altrimenti si scarica la batteria. Allora, la Trebbia per farti capire era la Ideal. Diciamo questa qui. Il tipo era questo, però era elettrica. Non so se te la ricordi. Ho venduto, diciamo, questa qui e mi ha dato intorno ai 120.000. Poi ho venduto semi di soia a Fiumi. E dai semi di soia erano, se non sbaglio, 200.000 litri o 250.000 litri. Ho ricavato 540.000 euro. E quindi io la Trebbia in effetti l'ho comprata con i soldini della vendita dei semi di soia e ci ho pagato una differenza che poi ho venduto altri macchinari. Comunque, per non dilungarmi, alla fine ho pagato.
Poco, poco, poco. A proposito, vedi che io... E io pago! E io pago! Vedi che Discord è aperto, quindi se vuoi puoi pure venire in chat vocale o vocallo. Quella Duke, bentornato caro. Hai preso già il caffè? Caffè anche per te, caffè pagato. Il caffè, caffè padacca. Ieri sono andato a fare un bel carico. Preso 200 quintali di caffè. E oggi approfittiamo per sorseggiare un buon caffè. E allora, buongiorno e buona carica caffeina anche a te. Mi raccomando, passa pure allo spaccio aziendale e prendi ciò che vuoi. Se prendi il caffè o prendi qualche altra cosa. Perché ci sono alcuni amici ed amiche che prendono altro, quindi devo comunicare al barista qua, anzi barman. Barman dell'azienda, che poi almeno quando arrivi là ti fa l'accoglienza in grande stile. Strow me. Ah, sto giustamente sto lavorando di notte qua, cioè, anzi. Ok, cappuccio ovviamente con il caffè patacca. O si fa o si usano altri ingredienti. Ma il cappuccio è cornetto, cappuccino, scusami, cornetto, una pastarella, non la prendi? Non ti preoccupare, qua abbiamo anche il nostro pasticcere Maurizio che fa degli ottimi dolci, c'ha belle queste cose qua, quindi non ti preoccupare. Grazie, grazie. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al Sì, mese? Sempre sì. alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. D'accordo. Vedi? È lui che poi non mi devi sapere perché in questa azienda il fatto è strano e sono i dipendenti che chiedono diciamo così, all'operaio specializzato, dicono dottor, mi chiamo dottor, ma poi alla fine dottor non so, dico dottor, ma non è che ci comprereste per caso il John Deere X9? Ma niente di meno, e tu me lo chiedi subito. Vado, faccio un volo, vado negli Stati Uniti, vado alla John Deere, dico sentite qua ci stanno i miei collaboratori che hanno bisogno dell'X1, dicono non ci stanno problemi, tu mi preoccupare, dicono ve la mandiamo stesso noi in farm. Detto fatto, loro parlano e io eseguo. È vero, no Maurizio, ma qua chi paga? Che qua alla fine questa azienda è strana, strana per la normalità, nel senso che E io pago! E io pago! ok, allora visto che ci sei compra un altro X9. Una X9 è così ragazzi. Allora vediamo un attimo il campo 19 è rosso. Ah no, l'abbiamo visto. Ah, ok. Come dice il mitico miticaccio 19. Non so se voi lo conoscete il grande miticaccio, bravissimo streamer. Diciamo che è anche l'appuntamento della domenica mattina.
è un po' come quando ti ritrovi con gli amici e allora fai chi c'è chi fa l'aperitivo, c'è chi prende il caffè, chi prende il cappuccio in vetro, e quindi è un momento in cui ci si ritrova. E come si dice in gergo, custiare l'uno, ci si abbraccia anche se virtualmente. Allora ecco che nasce un po' questo format un po' più frizzantino, un po' più pop dance. Serve pure un po' per chi magari ha fatto le orine, le ore piccole, le petite zero, e allora vuole prendersi un caffè e per riprendersi si fa un po' di esercizio del buon umore, visto che, come dire, nella live del pomeriggio ci si rilassa, e qualcuno fortunatamente mi ha detto che si è rilassato e ha sonnecchiato, quindi vuol dire che il soft gaming inizia a funzionare. E poi c'è magari anche il momento in cui facciamo un po' di risveglio e quindi facciamo carica caffeina tutti quanti insieme. No, diciamo così, ci vediamo al bar a Napoli, ci prendiamo un caffè, ma poi alla fine è un modo di dire per incontrarsi. Maurizio, allora io ecco, ieri sera, tu, come ben sai, io prima di andare a fare carica pupille faccio il mio solito giro nei canali amici, e sono andato a salutare anche il mitico Jason Farm, e lui proprio questo ha detto. Diciamo che mi ha fatto capire che non iniziano a giocare, ma non fanno come facciamo noi o la maggior parte di noi, che fanno qualche ora di gioco prima, poi iniziano a capire come è il funzionamento e iniziano a spiegare anche diciamo così, il criterio del gioco, i comandi, e quindi è così. In un sacco di gente in live, vado a fare un saluto un po' a tutti. Grazie, Duke. Ma io ieri, infatti, io purtroppo non posso farvi lo screenshot del mio browser, ma quando ci sono 10 amici in live, io ho l'abitudine di aprire 10 singole pagine sullo stesso browser. Poi a turno, ogni tanto mi fermo 10 minuti in una live, 10 minuti in un'altra, e ovviamente faccio il DJ con il volume. E quindi molto spesso, quando qualcuno mi scrive in un altro canale, io purtroppo magari gli rispondo dopo un bel po' di tempo. Allora è per questo che mi preoccupo un pochettino più che altro di questo. E quindi, poi ha scritto, dicevo di fare un giro di saluti. Ok, carissimo, grazie mille per essere passato in live. Tanto il cappuccio l'hai preso. Puoi tornare anche un'altra volta e prendi le pastarelle qua. Cornetti, cappuccini, insomma, il cappuccio l'hai preso. Quindi cornette, una pastarella, una cosa. Passa tranquillamente, tanto offre zio Maurizio qua. Grazie ancora, Duke. Aspetto. E allora, Maurizio, dicevo che, come appunto diceva il mitico Jason, ci sta quello che gioca, diciamo così, e fa la live, è quello che magari preferisce fornire anche una sorta di fare una sorta di tutorial. E quindi sono pochi quegli streamer che magari si soffermano e dicono: questa è la mia impressione, vediamo dopo. E effettivamente sono pochi.
E quindi magari si fa anche un po' di disinformazione, diciamo senza volerlo. Per cui io se mi devo documentare o capire il criterio di un funzionamento, vado da JSON o magari mi vado a vedere le repliche delle sue live e se c'ho qualche dubbio me lo vado a togliere da là. Nulla a togliere, premette, nulla a togliere agli altri streamer, però quando parliamo di JSON parliamo di una persona preparatissima. Al di là delle simpatie o non simpatie, tutte queste cose qua, però pane a pane, vino a vino, Jason è molto preparato su queste cose qua. E infatti, grazie a molti che Ca, il seguiti. sulle fesse, ha capito? Esatto. Duke, oh, scusami, ho letto adesso. Grazie a te per essere passato. Spero che tu stia ancora in live in questo momento, altrimenti magari se guardi sto video in replica saprai che ti ho risposto, insomma, e ti chiedo scusa. E quindi questa è la situazione, Maurizio. Il discorso è che purtroppo con la foga di voler fare portare un prodotto subito subito solo per fare audience, magari si dimenticano quello che ipoteticamente dovrebbe essere il lato qualitativo di un canale. Poi ognuno fa le proprie scelte, per cui io non posso, come dire, dire che io faccio meglio degli altri perché magari ho un modo di fare un po' più, come dire, un po' più dettagliato, un po' più ben studiato, però ognuno fa le proprie scelte, ognuno gestisce in qualche modo le proprie cause, shock me cause, però l'importante è che ovviamente i contenuti siano di qualità. Esatto, sì, ma è così, Maurizio, ognuno gestisce il proprio canale come meglio crede. E poi ovviamente ci sono sempre, diciamo così, delle conseguenze, diciamo conseguenze. Diciamo che ogni scelta corrisponde, corrisponde a una certa, interazione con, il pubblico, cambia totalmente il format, e quindi tu lo stesso gioco, lo stesso programma lo porti ma in maniera diversa e magari può non piacerti particolarmente perché magari qualcuno non entra nello specifico o non interagisce col pubblico, magari perché ha centinaia di migliaia di followers. Però io ho sempre improntato l'interazione su questo canale, l'interazione con il pubblico, finché diciamo me lo consentirà, ma sono convinto che su questo canale si potrà interagire tranquillamente con il pubblico perché non è che farà, sai, 15-20 spettatori in diretta, allora tu dici, non riesci a interagire con tutti quanti. Diciamo che questo canale cresce, ma forse avrà la fortuna di avere quei pochi spettatori in diretta, per cui si può, come dire, utilizzare, quindi avere il contatto umano, il contatto diretto con colui o con lei che sta dall'altra parte del monitor. Oh yes, mamma mia, che discorso ci fai. Proposta. Ah, dimenticavo. Ovviamente mi stavo dimenticando. Volevo cogliere l'occasione
per ringraziare tutti coloro, come sempre, che si iscrivono al canale quando io sono in replica. Voglio ringraziare tutti quanti voi perché mi fa enormemente piacere sapere che ci sono persone che danno fiducia al canale basandosi su una replica. E quindi a tutti voi grazie mille, ve lo dico veramente sinceramente, grazie, grazie, grazie per la vostra fiducia. And so I want to say thank you so much for the people that follow the channel while I am in a rerun here on Twitch, and as well when I publish my videos on YouTube. Thank you for your confidence. I hope you will enjoy my way to stream, and I hope to do always my best. Thank you so much. E comunque, ritornando al discorso dello stream, poi di Farming 22, per non, come dire, farmi influenzare dalle live degli altri, diciamo, ho evitato, ma non per non fare numero, sia ben chiaro, ma semplicemente perché poi quando devo portare Farming 22, le prime impressioni devono essere reali, non come dire, non diciamo così, non influenzate, ecco, diciamo, da quelle che sono state le impressioni viste sul canale di un altro streamer, sai, per essere proprio, ecco, per essere proprio autentico, cioè di primo impatto, e dire le sensazioni che dà. Ovviamente nel mio caso io parlerei più della parte non della parte grafica, motore grafico, queste cose qua, perché non ne capisco una cippa. Però, per esempio, dal punto di vista, che ne so, i colori, come ne abbiamo già accennato, quindi dal punto di vista fotografico, diciamo così, potrei dare un giudizio, eventualmente consigliare agli sviluppatori, che ne so, la correzione del bilanciamento del bianco, piuttosto che l'esposizione, cioè il passaggio tra un ambiente buio e quello esterno quando è particolarmente illuminato, sai, queste cose qua. E non so sì, qualcuno di SCS ha visto qualche mio video, o qualcuno gliel'avrà suggerito, hanno migliorato. Rosa Pastorta ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cir 10 buongiorno a tutti e ho lasciato il caffè pagato al bar del paese svizzero. Qui, grazie, ma vedi che qua in realtà mi sa che è zio Max qua a farti il caffè stati. Grazie comunque per il caffè, eh? Carissimo, buongiorno e ben ritrovato. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Ragazzi, quindi questo è il discorso, eh. E ritornando al discorso di prima, caro la zappa storta, ti do il benvenuto. E allora stavamo parlando un po' di tutte queste cose, Farming 22, queste cose qua, e stavo accennando un attimo a quello che sarebbe stato il mio modo di vedere il gioco nuovo, quindi
io che magari sono un po' più appassionato di fotografia, avrei potuto dare un consiglio, diciamo così, per quanto riguarda la parte grafica, diciamo così, quindi bilanciamento del bianco, i colori, tutte queste cose qua. Ho inviato dei suggerimenti, ho dato dei suggerimenti tramite un video e pare che SCS abbia portato migliori. E quindi, ritornando al discorso che facevamo qualche minuto fa con il mitico Maurizio, tutti quanti, la maggior parte degli streamer mo stanno portando il Farming 23, perché 23, 22 per fare i numeri. Ui, Gippo, buongiorno, anche per te caffè pagato. E quindi, non tutti ovviamente. Diciamo che quelli che giocano un po' così alla buona e vanno di primo acchito, magari si soffermano su poche cose. E ieri sera sono andato a salutare Jason in fan, sta dicendo, Jason nella sua live, e abbiamo parlato di questo fatto qui, che molti streamer inizieranno a portare solo ed esclusivamente Farming 22. Però lui mi faceva notare, dice, questi sì, portano Farming, però quando qualcuno gli chiede qualcosa e l'informazione non la riescono a dare, perché magari non hanno fatto diciamo così, un periodo propedeutico, scusate, un periodo propedeutico del gioco, e quindi ci hanno giocato un'ora prima di andare in live, 2 ore, 10 ore, e quindi hanno capito il meccanismo. Diciamo che la maggior parte, diciamo, degli streamer non particolarmente bravi, che poi ci stanno streamer che una cosa la capiscono subito, ecco, e quindi magari ne capiscono motore grafica che ne so, di grafica 3D, di fotografia, e quindi hanno le conoscenze per dare un parere a prima acchito. Io, per esempio, l'unico parere che potrei dare e darò di primo acchito sarà solo prettamente quello fotografico, quindi i colori, piuttosto che quando esci, diciamo, quando guardi dall'interno del mezzo verso l'esterno, che ti fa quel bagliore forte forte e poi si riduce, quindi l'esposizione. Solo ed esclusivamente per me sarà questo aspetto a primo impatto. Poi dopo ovviamente si potrà iniziare anche a notare qualche differenza, tipo sui mezzi, tutte queste cose qua. Però, come mia abitudine, dopo una decina di ore potrei iniziare a vedere e guardare quella che è la differenza, insomma, rispetto a Farming 19. Come se prima non te lo studi fuori live, come fai a portare un gioco nuovo? Esatto, bravo, perfetto. Il tuo giudizio, il tuo discorso non fa una piega. Questo è il discorso. Io dopo più di 3600 ore su Farming ho iniziato più o meno a capire come funzionava, e ho iniziato a dare dei consigli, ma è perché ho capito, diciamo, meglio, ma per non dire bene, ho capito meglio il funzionamento. E quindi, se qualcuno mi chiedeva qualche consiglio e io glielo potevo dare, diceva, guarda, fai così, 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 perché va bene. E poi, ovviamente, se non sono capace, ho un consiglio, me lo dà la zappa storta, o me lo dà Maurizio Max, o piuttosto che il mitico Jason Farm, io non è che spaccio quel
quella conoscenza per mia, ma dico, guarda, fai così e questa cosa che nessuno fece, ha capito? Esatto, perché alla fine non è farina del mio sacco e quindi non posso arrogarmi un privilegio, diciamo così, una cosa che non è farina del mio sacco. Di sicuro ho capito che solo l'Italia non sta giocando a farmi vedere. ma chi ce l'ha in come si dice, in anteprima, quello sì. No, scherzi a parte, sì, questo sì. Vabbè, a parte i mitici, mitico Nick, sì, è vero, diciamo così, i privilegiati della Giants, però diciamo mediamente sì, sono molto più quelli stranieri che lo stanno portando. Io diciamo per questioni pure, per non rovinare un po' la sorpresa a me in primis e poi a coloro che guarderanno la live quando porterò da zero Farming 22, non le sto guardando proprio per essere obiettivo e non sentirmi influenzato da ciò che ho visto in un video. Ho guardato rapidamente un video di Nick, però poi la live non l'ho guardata più per intero. Però poi quando arriverà a farmi e avrò iniziato a giocare, quelle pizze diventano due. Esatto, quando poi ritorno, quando poi inizierà a giocare, allora poi mi andrò a guardare normalmente le live e i video di Nick, piuttosto di Robbymel 81, di Nora 24 e di Midigash. A proposito, ragazzi, mi stavo scordando proprio, facciamo un po' di pubblicità ai canali amici, dai, approfittiamo che mo siamo in pochi, però magari, che ne so, durante una replica o durante un video su YouTube, chi guarda dice, oh, dab, vediamo un po', guardiamo in basso, mi raccomando, guardate nella parte bassa del video e troverete la stringa della chat dove i mitici o i mitichi moderatori, signori moderatori e padroni del canale, vi suggeriscono dei bei canali, quindi mi raccomando, seguite. E ovviamente i piani, azienda agricola bio, azienda bio, ma raccomando, oh, pure Maurizio ha giocato a farmi, non ci posso credere. esatto. E mi raccomando, ovviamente, come dico sempre, sostenete il Made in Italy, comprate tutto ciò che viene prodotto in Italia, ma in questo momento i piani bio, un nome e una garanzia, accattata ville tutto cosa. Chissà se un giorno prenderanno qualche clip da questo canale, ne faranno uno spot per qualche canale loro social tipo Instagram. Però sto pensando quasi quasi di pubblicare il video che hai fatto tu, la clip, di ripubblicarla su Instagram e taggare l'azienda, così almeno sapranno che qualcuno su Twitch gli ha fatto un po' di pubblicità e pure un po' su Instagram. Thank you.
Io poi ho guardato anche sul loro sito internet i piani bio.it. Sono andato a vedere, ma c'hanno un bel po' di bei prodotti, eh. Farro un sacco. E poi i prezzi, tra l'altro, sono ottimi. Poi se consideri pure che viene prodotta da loro, capite? Tutta un'altra cosa. Pacco spedito, il mio fanzine. Ah, però, beato di. Io qua sto aspettando Instagaming, ma mi sa che stanotte arriverà la key. E comunque ragazzi, a proposito, raga, perché poi mi devo regolare anche io per la live. C'è qualcuno di voi che pensa di portarlo lunedì barra martedì, ragazzi? Perché mi vorrei organizzare, non voglio accavallare con le vostre live, quindi. È per questo che ad esempio ieri ho anticipato la live dalla sera, l'ho anticipata al primissimo pomeriggio proprio per cercare di non accavallarmi e quindi poter far numero. Ma già lo porti in live lunedì? Vabbè, tu sì, quindi credo di sì. Ah, ma tu perché? Ah, ma tu quindi, se ho capito bene, lo porterai principalmente per giocarci in multiplayer, se ho capito. Ho capito bene, devo cercare di capire perché altrimenti poi va a finire. Se io faccio una live tipo il pomeriggio, per dire, e magari uno di voi la fa la sera, poi va a finire che si accavallano. Ok, quindi tu diciamo che lo in linea massima lo porteresti in live, quindi solitamente tu se non ricordo male lo fai la sera. Ok, perché poi accavallare alle vostre live, ho detto, non mi sembra il caso, ti va a finire, perfetto. Perché io penso di portarlo, lo vorrei portare nel primo pomeriggio. Sì, ovviamente ho già parte del gioco scaricato. Ok, allora quindi io sì, dovrei anticiparmi al primo pomeriggio. Sempre se mi funziona il gioco. Cioè, sempre se è tutto. Ah, perfetto, ottimo. Ottimo. Tanti vedi, per esempio, adesso anche in questo momento c'ho Discord aperto. Infatti, ieri mi sono proprio scordato di aprire Discord. Oggi ci ho pensato, stamattina ho detto lo lascio aperto. Così magari se il super maestro, il presidentissimo vuole fare un saluto ai fan. Vuoi fare un saluto ai fan a volo qua su Discord? Oh, c'hai ancora la voce che sta sul comodino. Io qua fortunatamente ho fatto 2 minuti di riscaldamento della voce prima di venire in live, anche se Io sono sveglio dalle 6:30 quando il figlio se. voilà, presidentissimo, buongiorno, eccoci qua. La voce ormai è stanca a questo. Perché se tu hai guardato la chat del gruppo, allora a un certo punto c'avevo su un monitor Brix, su uno c'avevo chi era? Wopparan e poi c'avevo Macho King su quell'altro monitor. Poi se Wopparan ha smesso, te ci ho messo a te, poi è crashato coso, è crashato anche Brixia, allora ho messo te sul principale, pronto mode su un altro, e Macho King su quell'altro. Ah, ma tu hai 3 monitor. Invece io ce n'ho uno, però come ti ho detto l'altra volta, apro, che ne so, siete in 10 in live, apro 10 schede in un solo browser e poi dopo mi alterno e tolgo il volume a Dopo una live. Ui, Luciano, buongiorno, buona carica caffeina, buona domenica.
Approfitta, il caffè è pronto. Basta andare allo spaccio aziendale. E oggi offre Maurizio Max. Caffè Padacca, mi raccomando, acquistate il caffè Padacca. E ti dicevo, insomma, dovrebbe mercoledì, se Gire vuole portare a Formula 1, porterò a Formula 1. Però penso sta settimana posso solo farmi in simulato. Ma farai solo 22 o farai come me, come, Allora, diciamo. faccio solo 22 perché il 19 già ho cancellato tutte le moto. Ah, ok. Io invece penso di portare il format della domenica mattina. Sono lasciato solo le mod di Brixia perché lui continuerà col 19 per andare a dare una mano, perché io dico che lo porto tutta la settimana, poi dopo diventa anche quanto sono stanco, c'hai voglia di giocare ma non c'hai voglia di fare live, capito? Te ne vai a... Ah, ho capito. Luciano, buongiorno. Black Shadow, buongiorno e buona carica caffeina a tutti, ragazzi e ragazze, ladies and gentlemen. Io invece penso, e sicuramente continuerò a portare il format della domenica, questo qui, perché mi sembra. Hai presente quando ci si ritrova tutti al bar del paese, no? Dove ti fermi, fai la chiacchierata, te ne vai. Mi sta ispirando bene questa serie, che per il momento sembra andare bene, insomma. La domenica mattina sto caffettino, poi c'è chi prende il cappuccio in vetro, c'è chi prende qualche altra No, cosa. ma come si dice, fai sempre bene, roba, poi dopo piano piano te lo mandi in disuso da solo. Sì, ma quello poi dipende, tutto dipende da come va la programmazione. Anche se va bene, allora potrebbe diventare un appuntamento più o meno fisso della domenica. E allora, i nuovi entrati, diceva, ascolta. Come vedete, fanno tanti, insomma, porti solo quello, vedete, è uscito 22, tutti e 22. Poi dopo dicessi te, io sono andato a guardare anche live, ma se dovevo fargli una domanda tecnica, Quello è il ma io discorso, perde. è quello il discorso, che così, perché poi tu vai là perché magari vuoi imparare qualcosa, no? Un po' come quando vuoi acquistare qualcosa, vai su YouTube e vedi se qualcuno già ti ha fatto la recensione. Però, per esempio, io rispetto agli altri preferisco sempre portare il 19 per due buoni motivi. Intanto perché comunque sono partito con questa serie, e poi siccome il 22 comunque al momento costicchia, allora se qualcuno si vuole comprare il 19 e c'è un dubbio, magari io che ho più o meno rodato oltre 3600 ore di gioco e mi fanno una domanda e io posso rispondere, gli do una risposta, magari un dubbio, una cosa. Però se poi ovviamente queste cose vanno oltre le mie conoscenze, è normale che non dico, non mi invento cose, ma magari dico: guarda, io c'ho un amico che è più bravo di me, vai da Jason Farm o passa dalla Zappa Storta, perché loro sono più preparati di me su questo gioco a livello motore grafico, queste cose qua. E quindi non è che vado a fare brutte figure, mi invento le cose, anche perché poi chi le sa, e magari si va a vedere la revista, questo sta dicendo. Qui è il discorso. Oh, Luciano. Babbo mio, mo alla mamma che fu, ti lascio in Che luce cosa ho così. detto? Ok, grazie per l'onore. Ci becchiamo stasera. Eh sì, io tanto stasera è libero, che al massimo faccio una live. Dovessi fare una live, la faccio nel primo pomeriggio, ma poi la serata noi ci siamo. A proposito, per voi che state guardando questa diretta, domenica sera io sono ospite nel canale della Zappa Storta. Portiamo Range Simulator, dove facciamo orsacchiotte, orsacchiotte, orsacchiotte. Oui, Macho King, ecco qua, ragazzi. Allora, se volete acquistare caffè buono, andate da Macho King. Caffè Patacca.
il caffè. Caffè patacca. Caffè patacca, il caffè che spacca. Carissimo, buongiorno. Abbiamo fatto pure un altro spot. Oui, oui. Qualcuno di voi può fare la mini clip? Così creiamo un altro mini spot qua. Grazie. Non so come mi è venuto sto spot pubblicitario stamattina. Va bene. Ti lascio in buona compagnia. Grazie, carissimo. Buona continuazione. Ci becchiamo stasera, perché oggi pomeriggio ho la masolina da guardare. Ottimo. No problem. Ci vediamo stasera sul ranch. Ultima live sul ranch per il mese di novembre e penso per parte del mese di dicembre, perché appunto ci butteremo un po' su Farming Simulator e aspettando il famoso aggiornamento di dicembre che dovrebbe portare capre. Ottimo. Non so se l'hanno rinviato, insomma, però dovrebbe migliorare ranch, mi dici? Perché ancora è una beta. Sì, diciamo che sì. Ma secondo me quel gioco lo sarà ancora per un po' di tempo, perché poi il potenziale è molto grande, per cui dobbiamo disboscare tutta la parte quella nuova e costruire le due stalle. Eh sì, io per esempio ai programmatori qua nel gruppo di Discord, nel loro server mi sono iscritto. Ho suggerito loro di poter permettere di ripiantare gli alberi e quindi vediamo un po' se magari in un aggiornamento futuro poi metteranno questa possibilità, perché è un peccato tagliare alberi, però non li puoi piazzare, non va bene. Vabbè, dai, poi ne parliamo stasera, io tanto così per la live ce l'abbiamo argomentato almeno. Ottimo, allora mi raccomando, per voi che state guardando questa diretta e per voi che guardate questo video in replica sul canale Twitch e il canale YouTube, vi invito a passare nei canali che vi hanno scritto i moderatori qui nella live in basso, e ovviamente passate a trovarci in live la domenica sera dalle 21:30 nel canale della Zappastorten. Io forza Kotten, yo. Buona giornata a tutti. Grazie a te, Club. Grazie. Ciao Pitti, ottimo. Ottimo il caffè, complimenti. Omaggio per te, l'ho fatto in moca così ti fa stare bello sveglio. Noi due lo prendiamo in moca, ma è buono il caffè. Il caffè patacca, il caffè che spacca, il caffè che praticamente è buono in cialde, ma è buono anche in moca. Vediamo un po' se avete generato la clip. Allora, e il brecco ce l'ho a sta spinta, sta nel Turbo Star. Qua nella trebbia si utilizza la radiolina piccolina, la PMR, la Papa Mike Romeo. Allora, vediamo un attimo. Vediamo un po' se qualcuno di voi genera. Oh, perfetto, grande, grande Maurizio. Grazie per aver generato la clip. E abbiamo fatto anche il secondo spot pubblicitario. Che poi, guarda caso, Maurizio, sti spot pubblicitari nascono sempre la domenica mattina. Non so se ci ha fatto caso, pure con i piani bio, anche nato domenica scorsa, se la memoria non mi inganna.
Majoring, sì, mi servono perché vorrei. Allora, intanto devo comprare una palla gommata. Anzi, forse prenderò, vi faccio vedere, ho scaricato una delle mod. Questa qua, Caterpillar. Prenderò questo. Vabbè, poi con la sua lama e poi devo mettere i maialozzi. È ottima, è bellina. Infatti la voglio provare perché devo svuotare la raccolta del concime delle mucche. E qua me la devo attrezzare per bene quest'area qua. Fatta bene. Non volevo utilizzare, cioè ho già utilizzato praticamente tutte le palle gommate del gioco. Ho visto questa qua, ho detto fammela via perché è caruccia. Mi sembra robusta come il caffè Patacca. Caffè Patacca, e quando lo bevi il sonno si spacca. Oh, abbiamo fatto il secondo spot. E comunque, dopo questo spot, mi raccomando, non dico a gratis il prossimo carico, ma uno sconticino, dai, 1 euro su a quintale. Qua ogni domenica. I 2 quintali noi li consumiamo, i 2 quintali di caffè che vengo a caricare. A proposito di caffè, ma c'è Mario, tu che hai fatto il magazziniere ieri quando sono venuto a caricare il caffè? No, perché è stato sto magazziniere, è stato veramente bravo, gentile, professionale ed è stato molto veloce. E abbiamo affetto anche il caffè. C'è qualcuno in chat che ancora deve prendere la consumazione a barra? Approfittate perché oggi è festa. Solo che adesso dobbiamo vedere chi è che paga. Ah, ecco. Ah, perché per un attimo era Pitti, quindi, perché e io vago ottimo. Allora approfittate, andate subito subito alla spaccio aziendale e approfittate, paga zio Maciolink qua, quindi prendete caffè, cornetto, cappuccio o cappuccino come si dice dalle mie parti, approfittate, non vi ho qua. No, dicevo, mi raccomando, non ve ne approfittate. Ma con tutti quei soldi che c'hai là, che hai fatto su farming, via. Ma poi la casa l'hai venduta? O l'hai lasciata in eredità a Pitti? Ah, e vabbè. Quindi andrete a vendere tutto. Perché poi vi trasferite. Cambiate farm, quindi, se ho ben capito. E io qua penso che all'azienda qua continuerò a venirci a lavorare.
però è di domenica, quindi verrò a passare il tempo come si fa quando si ha il hobby del giardinaggio. Ecco, sto giardinaggio, però diciamo che sto giardinaggio qua è un bel giardinaggio. L'azienda piano piano è cresciuta, appezzamento di terra. Io questi campi qui l'ho acquistato dopo averci giocato 150 ore su sta mappa. Ah, quindi passate a 22. Quindi eh beh sì. Ma quindi più nessuno di voi porterà il 19. Ma saremo un po' forse. Oggi paghiamo tutti il caffè, prepara una decina di cucchi. Non ti va bene la 24 tazze, però ti faccio un caffè che lo prendi oggi e ti addormenti dopo domani. Il caffè alla napoletana, eh? E poi il caffè patacca, il sonno ti spacca. T'ho fatto pure il... Però devo pensare allo spot natalizio del caffè patacca. Giusto. E penso proprio di metterlo nei... Prossimamente troverete lo sponsor, sponsorao caffè patacca nei sound alert. Vi ho spoilerato una cosa. Shh, non diciamolo in giro, mi raccomando. A proposito, a che ora andate poi? A che ora vai in live, Macio? Che poi ovviamente non posso mancare alle lives, come dice il grande Macio King. We wise bot, mamma mia. Scusa la Macho King, ma sto bot qua ogni tanto è un po' così. Ah, e quindi aia, no, la chiccata in realtà, ma tra poco arriva, eccolo qua. Ah, ma allora quindi è la Pitti Farm e quindi bisogna cambiare le insegne dell'azienda. Ha, nessuno è fesso, ha capito? Giustamente. E bisogna riammetterlo allora, Pitti, visto che anche il, come dire, il gestore della farm pensa che come minimo, no, bisogna dargli gli onori di casa, fargli gli onori di casa. E poi con quali mezzi farete il trasloco? Ce l'avete un cassone aperto là, quello lì senza sponde, il rimorchio senza sponde. Grazie, grazie. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre alloggio, vitto, lavatura, impiegatura e stiratura. D'accordo, d'accordo. ma in tutto questo chi è che paga? Dobbiamo dirlo.
io pago! Ecco. E io pago! Ah, ma c'è che ottimo. Bravo, bravo. Approfitta, approfitta. Approfittate che oggi zio Macho King offre il bar. È vero che costa poco allo spaccio aziendale, le cose costano poco, i prodotti sono buoni, quindi approfittate, passate al bar là e chiedete caffè patacca, che il sonno ti spacca. Caffè patacca, il sonno si spacca. Ovviamente tutto bio, esattamente. Sciorboli, come dice il mitico zio Patacca. Qui, quanti baffetti ho lasciato qua? Ah, questa è l'ultima striscetta. La striscetta e facciamo la ceretta. Esatto, infatti, angue qui, angue qui. È tutto bio. Infatti, le piantine qua, prima di crescere, noi ce le andiamo ad abbracciare. Diciamo, piantino, mi raccomando, quando cresci, cresci bene. Ovvia. Beh, quasi quasi. Lascio anche qui un'andana di paglia, che poi penso di andarla a vendere. Anche questa X9 o X9 è una bella mod. È una mod che sto utilizzando già da quasi un mesetto più o meno. Versione americana, ovviamente, US, perché le versioni europee hanno il serbatoio un po' più piccolo, mentre invece queste qui stranamente hanno un serbatoio decisamente più capiente. A proposito, chat, ma com'è la live qua? Spero sia fluida. Ottimo. Ho fatto un bel formattone perché avevo qualche ho riscontrato un problema di, mi torna strano ridirlo dopo un bel po' di anni, conflitto dei driver della scheda video. In pratica io ho due schede video nel sistema. Una che gestisce tutto la parte del monitor, la grafica, e un'altra si occupa prettamente della physics. E praticamente una volta su Windows 95, Windows 98 si diceva, le periferiche vanno in conflitto, i driver vanno in conflitto, e ho dovuto reinstallare tutto da capo. E a quanto pare le disconnessioni, c'erano anche altri problemi, comunque abbiamo risolto. A proposito di sistema operativo, qualcuno di voi sta provando, per caso ha usato Windows 11 per sapere come si comporta con i game, con i giochi? Qualcuno in passato ho sentito che si lamentava perché i giochi non andavano, non giravano proprio bene. Siccome io non l'ho provato il software, non posso dire nulla. Quindi se magari qualcuno di voi ha fatto già l'esperienza sul gioco, mi fa sapere. Che qualcuno dice che va bene, qualcuno dice che ha problemi di stabilità, ma io in tutti i casi
con Windows 10 mi sto trovando bene, quindi io direi che lo lascio Windows 10. Allora, il serbatoio, tu dici la capienza del raccolto 26.900 litri, quindi quasi 27.000 litri. Questa ovviamente è la versione US. Le versioni US hanno il serbatoio più grande. Ora ti faccio vedere. Allora, intanto mi avvicino al silos e scarico. E poi nel frattempo ti faccio vedere, ci sono due versioni. Ovviamente costano caro queste libbie. Ah, qua ci ha lasciato ancora altri baffetti. E allora, nuove mi pare che costano base quasi 900.000 euro. Eh sì. Con questa qui risparmio un sacco di tempo nello scaricare. Scarico di meno, consuma pure un accidente, però a livello di gasolio. Allora, sono giusto sei, quasi 6 ore che ci ho giocato con questa trebbia, l'ho utilizzata, sono partito che ci aveva 5 ore e qualcosina, e poi adesso ne ha molti di meno. Allora, questo me lo fermo qua. Andiamo. Ah, io devo rabboccare il gasolio qua. Allora, facciamo così. Lasciamo un attimo la lama qua. Sì, ovviamente. Però, tra semi di soia che ho venduto e altri macchinari che ho venduto, ovviamente, diciamo così, ho fatto una sorta di permuta, va? Allora, la vecchia trebbia che c'avevo, che era una... Ideal, questa qui, diciamo, il modello è questo qua, Ideal elettrica, me l'hanno valutata, se non ricordo male, quasi 400.000 euro. Poi ho venduto semi di soia e ho recuperato e guadagnato altri 540.000 euro. Da lì poi ho venduto un rimorchio della Alustar, una cosa del genere. Poi ho venduto la, oltre alla vecchia trebbia, ho venduto la irroratrice, quella lì per usare il fertilizzante liquido. Insomma, di tasca mia ho speso non più di 250.000 euro. Mi sono fatto prima i conti e poi dopo ho fatto l'investimento. Infatti non mi piace, anche nella vita reale, spendere il troppo, il buono ma giusto. La farm è sempre su, ora ti faccio vedere. Un attimo solo che scarico, metto a scaricare il camion, il Turbo Star, e nel frattempo poi ti faccio vedere. Ma non ti ho fatto fare ancora il giro? Ti ho già fatto vedere il parco macchina, magari adesso si è ridotto perché te l'ho fatto vedere già, scusami, mi sono perso un attimo. Allora, per chi non la conoscesse, il parco macchina è questo qua.
John Deere 7290R, questa è una mod. C'è il Lumigen per creare i super semi seed cleaner 1200. Questa è una mod che ho consigliato a diversi amici e anche streamer come Nick, come mi ricaccio, insomma un bel po'. Allora, con questo macchinario qui, con avena, orzo e frumento, con il Lumigen vi produce dei semi di altissima qualità. Poi ritorniamo qui, questo è il biogas che si trova sulla mod hub. Ora vi faccio vedere, allora dov'è, eccolo qua, BGA Grim Bitters Beet. Siccome ho prodotto le barbabietole, le ho messe anche nel biogas. Beh, esatto, poi io li seguo molto. Poi c'è questo class che poi è un challenge un po' modificato, sempre mod, eccolo qua, 100.000 euro, 510 cavalli. Poi quest'altro qua è Ogre Master, che è praticamente un rimorchio che sta in raccoglitrano, che vi faccio vedere, c'è varie configurazioni, rimorchio basso, rimorchio alto e poi ovviamente semi rimorchio. Ovviamente cambia la capacità del rimorchio in base alla configurazione, quindi 60.000, 43.000 e 43.000. Ogre Master, sempre della Lizar. Poi questa è un'altra mod, vi faccio vedere soltanto le mod, poi vabbè, le altre cose ci sono nel gioco. Poi abbiamo LPC a dischi, eccola qua, 12S, questa qua, che richiede 400 cavallucci, 12 metri. Questa poi è la Condor 15001. Allora, questa mod qua, questa se c'è nel mod hub ve la consiglio, straordinaria. Allora, questo macchinario qua, con un solo macchinario potete calcificare, eccole qua, calcificare, poi fertilizzare e anche concimare, dico concimare, 3 in 1. Quello da 12.000 litri lo pagate 28.000 euro, ma c'è anche quello da 30.000 litri che lo pagate 39.000 euro. Dico, avete capito il risparmio quant'è? Se voi volete comprare anche separatamente, ok, ne volete comprare due di questo qui, supera di gran lunga la spesa. E poi la spargi concime, se voi volete guardare, andarvi a comprare la spargi concime, e voi dovete spendere comunque una cosa buona per un campo grande come il mio, ci vuole almeno questi 100.000 euro. Cioè dico ripeto, 28 e 39.000 euro per 36 metri di lavoro, per ovviamente fertilizzante e concime, 36 metri, altrimenti 12 metri per quanto riguarda la parte della calcificazione. Quindi se trovate sta mod, scaricatela e vi fa risparmiare un botto di soldi. Poi abbiamo spargi digestato della Valselli, 4 assi,
La configurazione è la classica, ma con la lancia dietro, che ora vi faccio vedere, che vi permetterà e ci permette, anzi mi permette in questo caso, di sparare il digestato a una bella distanza di 40 metri. Ecco qua, vedete? 35 metri. È su un bel campo grosso, aiuta tanto. Poi, e quindi anche questa ve la consiglio per le vostre farm bio. Poi, vabbè, qua abbiamo il caricatore, il rimorchio caricatore che adesso andremo a utilizzare dopo aver raccolto le barbabietole. E poi qui abbiamo i soliti mezzi standard del gioco, quindi lo spargi fertilizzante liquido, poi la macchina per fare il foraggio con la lama per raccogliere l'erba, abbiamo l'aratro da 12 metri, poi abbiamo la trench, abbiamo la lama per questa è un'altra mod, ovviamente non so se per console c'è. Cappello, se non mi sbaglio, no, non è una mod, chiedo scusa, infatti la mod è un'altra, ecco, drago, queste qua, ok, perfetto. Poi abbiamo il Turbo Star, quello non può, aspettate, mi stavo dimenticando, le lame della tribbia, eccola qua, questa è la lama della Lizard, ora ve la faccio vedere. Eccola qua, io ho questa qui da 13,7 metri, configurabile ovviamente, completamente. Potete farla come vi pare, in più vi aggiunge anche lo stick, l'adesivo. Per quanto riguarda questa lama qui, allora l'ho detto anche nelle lame precedenti, rispetto alle lame standard del gioco e alle altre lame, a parità di raccolto, con queste lame della Lizard avrete un minor spreco di materiale, o meglio, mi spiego meglio, queste lame qui della Lizard raccolgono molto più materiale rispetto alle lame standard. Io ho notato che c'è un incremento del 10-15%. Significa che la raccolta che voi riuscite a recuperare, ecco, potete utilizzare per le galline o piuttosto per utilizzarla nel macchinario per fare i semi. Quindi anche questa mod qui, se c'è le lame della laser, prendetele. Qui Maurizio, grazie mille ancora per il tuo supporto, buona giornata, buona continuazione, buona domenica e buona carica batterie, anzi carica pappatoio. Grazie ancora. Qui. Ah, e ovviamente anche questo rimorchio è una mod da 110.000 litri, non so se si trova sul mod hub per console, questo almeno ora ve lo faccio vedere. E qua parlo, ma non le faccio vedere mod, non va bene zio Dam. E allora eccolo qua, underbelly. Allora la configurazione di questo rimorchio qui vi permette, oltre a sostituire i colori, tutte queste cose qua, vi permette di, se guardate sotto, di avere lo spazio all'interno sia diciamo con due vasche separate, quindi due serbatoi, ma anche un singolo serbatoio. Questo è buono perché
se state tribbiando o se siete colui che deve trasportare e volete servire due tribbie su due campi differenti senza prendere due camion e andare avanti e indietro, con questo qui vi permette di avere due slot separati. Quindi, allora, il pro di questo è che è possibile configurarlo e quindi avere due vasche. Ha il retrotreno, anche l'opportunità, la possibilità del retrotreno sterzante. Allora, vediamo un po' se lo trovo. Ah, ecco qua, doppie ruote, silvicoltura. Non so se si vede, ecco qua, ruote strette, ruote gemellate, nessuna sterzata. Insomma, alcune di queste, ah, queste mi sa che girano. Comunque, anche il retrotreno sterzante, quindi è una mod ottima e ve la consiglio. Lizard Underbelly. Ok, mo andiamo. Oh, figurati, io lo faccio, sai per quale motivo? Perché se qualcuno magari vabbè, a parte io presento la fan, oddio, non è che c'è stata a venire, però diciamo faccio vedere un po' quello che ho nella farm, e che magari se qualcuno nemmeno conosceva quella mod magari la conosce. Ah, ovviamente, mi dimenticavo, ovviamente la mod del rimorchio l'ho vista in una live di Miticaccio. Ci tenevo a precisarlo perché è bene essere onesti. Infatti ogni volta che presento sto rimorchio lo faccio sempre presente. Ok, nel frattempo scarica, abbiamo il bioheating, l'impianto di, diciamo così, di smaltimento di residui di lavorazione, quindi erba, mi pare, fieno, e ora vi faccio vedere. Non so se, mi pare che su console, se non mi sbaglio, è presente, potrei dire una cavolata. Allora, vediamo un po' dove sta. Allora, il biogas è questo qui, non so se, no, non è questo. Qui Maciolin, grazie a te per essere passata. Aspetta, ma ti porto, ti faccio vedere un po' volo la fa. Ecco qua, la farm è quella standard. A proposito, mi sa che qua, infatti, devo pulire. Allora, qua in più ho aggiunto, non so se tu anche tu c'hai la DLC Alpine. Allora, questa, beh, questa è di TFU. La casetta là, questo è tutto di TFU, e questo è il macchinario che io, con il quale io produco il pastone per le mucche. 30.000 litri. Ah, perfetto, ok, allora la conosci. Allora, in più ho aggiunto i silos multifruit, questi qui qua. Allora, anche il camion per trasportare il latte è una mod, insieme non può mancare il mitico Turbo Star. Poi, allora, per quanto riguarda la produzione di fieno nel mod up per console, non so se tu giochi per console, comunque c'è questo grass dryer, l'essiccatore per dove sta? Allora, c'è il grass dryer, comunque, ah, mi pare che sta qua, eccolo qua, sempre della Global Company. Gli butti l'erba all'interno e quello ti asciuga il tutto. Poi abbiamo l'impianto per creare digestato e insilato, che è questo qui. Dov'è che l'ho visto? Il bioheating plan è questo qua, quello che vi ho fatto vedere prima. Vediamo un po' se me lo fa vedere. Qui lo sta.
forse sta qua, Silos. Non è qua sotto una... Vabbè, comunque va... Anche questo qui sta nel... dovrebbe essere il T-800. Esatto, Fermenting Silos T-800. Poi andiamo di qua e abbiamo sempre il solito Silos Multi Fruit. Poi abbiamo la mod, questa qua, che ci permette di stoccare patate e barbabietole qui nella parte sottostante. Questa qui mi pare che ci sta qua. Dovrebbe stare qua in Silos. Vediamo un po'. Ma faccio una figuraccia. Eccolo qua. Fermentic Silos è quello lì di prima. E Lizar in ground storage. Anche il cippato, patate e poi anche canna da zucchero. Poi continuiamo. E abbiamo la fabbrica per produrre lo zucchero. Eccola qua, Sugar Beet Company. Ed è questa qui. Vediamo un po' dove che sta. Ah, questo è il set point. E io vago! E io vago! Ciao Macho King, grazie ancora per essere passato in live. Buona domenica e buona continuazione di giornata. Ciao ciao. Quindi qui abbiamo la fabbrica per produrre lo zucchero. Ok, e qua raccogliamo le barbabietole. Caffè patacca, il caffè che spacca. Ciao Ayu, buona giornata e buona domenica. Ok, detto questo, andiamo subito a lavorare il campo qua. E abbiamo fatto anche il factory tour della farm di Zio Dab. Ecco qua, finalmente raccogliamo. E allora, je vais faire un tour de ma factory, de ma farm, à l'ami Macho King. Et puis j'ai expliqué, j'ai fait voir un peu de mode que j'ai utilisé sur cette map là. Vous pouvez les trouver, tous ces mods là, vous pouvez les trouver dans le mode hub officiel de Farming Simulator 19. Et voilà, merci encore pour m'avoir fait de la très bonne compagnie. J'espère que vous avez bien agréé ma façon de faire la directe. Je suis désolé si je peux pas parler avec vous. J'espère que vous allez me pardonner. Merci beaucoup encore. So thank you so much for making me company. I'm sorry if during these long times I wasn't talking to you. I apologize for this, but I had the pleasure to talk to my friends, farmer, and friends here on Twitch. Thank you so much for company. And I have done a factory tour on my farm. You will find all the mods in the official mod app of Farming 19. Thank you so much again for the company. E ovviamente i macchinari, anche questo macchinario l'ho preso in economia. Siccome la parte della raccolta della barbabietola non la farò più sul campo, sul grande campo, ma inizierò ad acquistare dei campi qui intorno, ecco che
Ho preso una raccoglitrice per barbabietole più piccola, meno capiente rispetto alla prima, e poi ovviamente ho potuto recuperare un po' di soldini che mi serviranno poi per fare altro, per continuare a offrire anche il caffè agli amici. Caffè patacca, il caffè che spacca. I piani bio. E compro anch'io. Si è quasi riempito qua la macchina, arriviamo a fine corso, prendiamo. A proposito, devo liberare il Turbo Star, quasi quasi. Ah, io mi sono dimenticato che devo mettere il silos alle spalle dell'azienda là. Eh sì, ora che ci penso. Apriamo intanto qua. Ok, dovrebbe essere la misura giusta. Mi ero completamente scordato di dover mettere un silos qua dietro. Completamente dimenticato. Allora, mettiamo questi silos qua che ho visto nelle lavi di alcuni amici. 800.000. Ok, allora prendiamo questa. Allora la metto qua dietro per non andare a ecco qua. La metto là dietro così da non ingombrare e lasciare troppa roba in giro. Andiamo a scaricare la... anzi, rabocchiamo un attimo l'azienda qua, la fabbrica. Perfetto, adesso scarichiamo, andiamo a vedere. E iniziamo a riempire il silos, così avremo un silos dedicato all'azienda. So I put this silos here because I didn't want to, I don't want to make jam. And I want to do a clean work here. Qual è? Non è questo? E qual è? Qui. Eccolo. Vediamo che il grosso è fatto. Ok, fammi fare così. Perfetto. Andiamo a scaricare il macchinario.
per raccogliere le barbabietole e andiamo a riempire il silos per la fabbrica. Il deposito lì invece, quello che vi ho fatto vedere interrato, lo utilizzeremo diciamo così, principalmente per la vendita del materiale. Poi ovviamente ci servirà anche per mettere a deposito il materiale e il tutto ciò che ci servirà per far crescere i maialozzi. Ok, nel frattempo salgo sulla macchina raccoglitrice e continuo a raccogliere. Quanti litri è questa macchina raccoglitrice? Allora iniziamo dal fondo qua. I am begin again. I'll start. Perfetto. Poi piano piano inizieremo ad espandere la farm qua e quindi inizieremo ad acquistare altri terreni qua vicino, in modo tale che chi verrà ad acquistare i nostri prodotti saprà che sono prodotti a chilometri zero e soprattutto sono prodotti biologica di produzione propria. E quindi il prossimo, la prossima spesa, il prossimo acquisto dovrà essere, potrebbe essere, essere appunto la stalla con i maialozzi, anche se al momento però beh che ho anche i cavalli qui, quindi volendo sono altri 100.000 euro a lungo termine. Però diciamo che i maialozzi mi occorrerebbero per produrre concime. Ma per il momento ovviamente non posso acquistarlo, o meglio non voglio acquistarlo perché ho bisogno di acquistare un altro campo per produrre patate. E quindi al momento la stalla non se ne parla. Vedremo di recuperare un po' di soldini appena i semi di soia saliranno un po' di prezzo. A proposito, quando li pagano i semi di soia? La soia la pagano? Un po' bassino prezzo, direi che non è conveniente, decisamente non è conveniente. E questi silos qui only one, ora non ricordo bene dove li ho visti, se in una live di Macho King o in una live di Fernbus.
o addirittura Arbit, ora non ricordo bene. Comunque in uno dei canali amici ho visto questa mod e l'ho presa, quindi questa mod non l'ho non l'ho vista sul mod AB e l'ho presa subito, ma ovviamente è saltata all'occhio durante una live di un altro amico streamer. Però forse potrei qua piantare le patate, volendo. Si potrebbe fare anche così. Ma comunque per il momento non... non mi conviene. Ma questa è bloccata. Torniamo qua. Bonjour, princesse. Piccolo sto macchinario, però fa bene il suo lavoro. La capienza è ovviamente limitata, però va bene, va bene. L'altro era grande ma molto costoso. Adesso siamo tornati al nostro vecchio format. Approfitto ancora per ringraziare tutti coloro che sono venuti a farmi compagnia durante questa mattinata e mi auguro di potervi alleggerire un pochettino la... Goeffin ha appena iniziato a seguire il canale, grazie per il follow. Ciao Goeffin, Goeffin, benvenuto nel canale, grazie per il follow. Welcome Goeffin, welcome to the channel, welcome to the stream. Thank you so much for the follow, thank you. E allora, bienvenue Goeffin, bienvenue dans la direct, bienvenue au canal. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vediamo un po'. Goeffin, forse è tedesco? E allora, a termine della live, vedrò se c'è qualche amico o amica streamer in diretta. Quindi per voi che state guardando questo video in diretta, vi prego di non abbandonare la live. Al termine, appunto, vi manderò da qualche altro amico streamer. E ovviamente per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, anche voi non lasciate il canale, non lasciate il video. A breve, al termine di questo video,
No, no, giusto, giusto, giusto. Allora, per voi che siete arrivati a guardare questo video, dato che è l'ultimo video della settimana, io vi ringrazio di aver guardato tutta questa serie di video in replica. Approfitto per ringraziare tutti quanti voi che durante le mie repliche vi iscrivete al canale. Ringrazio ovviamente tutti quanti voi che mi fate compagnia durante le dirette. Mi auguro di essere stato di buona compagnia per voi che state guardando in replica il video qui su Twitch e su YouTube. L'appuntamento con Caffè in Farm è sempre la domenica mattina dalle 10 alle 12, sempre qui sul canale di Dub Logistica. Ovviamente il caffè, il caffè patacca, il caffè che il sonno ti spacca. E ovviamente se volete mangiare bene e sano, acquistate i prodotti dell'azienda bio, i piani, azienda biologica. E questa azienda esiste realmente ed è l'azienda di un amico del mitico I Piani Gaming. E allora questa la andiamo a scaricare nel silos. Guidino carissimo, buongiorno, ben ritrovato. Abbiamo quasi finito di fare i lavoretti qua sui campi e stiamo anche per praticamente concludere questa live di questa domenica mattina qua. Il caffè da Zio Dab. Funicolare senza corrente! A me! Voglio la tiene la corrente! Oh Dino, grazie. Hai scelto un sound alert che è particolarmente frizzantino pop dance. Va bene, pagato. E allora, quindi, nel frattempo mi anticipo un po' i saluti. E allora, quindi approfitto per ringraziare, l'ho detto anche prima, ma purtroppo io quando perdo il filo logico del discorso poi mi torna un po' difficile rifarlo anche in multilingue, quindi qualora avessi dovuto dire, quasi sicuramente l'avrò detto, ecco, mi scuso anticipatamente per la ripetizione. E allora, come sempre, io ringrazio tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia durante questa meravigliosa mattinata in live qui su Twitch. E se vi piace questo format, vi aspetto tutte le domeniche mattina dalle 10 alle 12 qui su Twitch per scambiare due chiacchiere, per farsi qualche risata. E io approfitto anche per mandare avanti un po' l'azienda qua che ha bisogno e sto cercando di ingrandire. Quindi l'appuntamento con Farming 19, il nostro appuntamento fisso sarà la domenica mattina dalle 10 alle 12, mentre invece con Farming 22 al momento in programmazione. Quindi
Vi prego per restare informati, vi consiglio di andare a spulciare e controllare sempre la programmazione del canale. Lo schedule. E allora, grazie a voi perché mi state facendo compagnia in questo momento in diretta, ma approfitto per ringraziare ancora una volta, scusate, tutti quanti voi che state guardando questo video o che guardate i miei video di replica e soprattutto che mi onorate della vostra fiducia iscrivendovi al canale. Quindi l'appuntamento con Farming 19 Caffè in Farm è per domenica prossima, sempre la solita ora. Poi ovviamente se siete interessati ad acquistare Farming 19, che al momento ci sono degli ottimi prezzi, ovviamente se volete acquistare Farming 19 ma anche Farming 22 o altri giochi multipiattaforma, nella descrizione dei video sia qui su Twitch che su YouTube troverete 5 link, che sono appunto il link del sito dove acquistare i giochi scontati multipiattaforma scontati fino al 70%, 4 link che sono i miei canali social YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente anche Twitch. Questo video ovviamente sarà disponibile su YouTube martedì alle 12. Per voi che appunto avete guardato questo video in replica, nella replica serale qui su Twitch, la programmazione termina qui. Vi aspetto ovviamente iniziamo la settimana dello streaming il martedì con il Turbo Star di Ralph Garage. Poi io quindi vi aspetto e poi la programmazione della settimana continua con Ranch Simulator, House Flipper, con Euro Truck, però con lo Scania, quindi diciamo un po' più classico in multiplayer. Poi venerdì, poi il sabato abbiamo l'appuntamento con Farming, l'orario Farming 22, l'orario al momento sarà da decidere, quasi sicuramente resterà invariato, quindi ci sarà lo stream pomeridiano. E niente, adesso passo a fare i miei saluti, prima in lingua inglese, o meglio ci proverò, poi in lingua francese, in napoletano e infine poi per voi che state guardando questo video in diretta vi prego di restare ancora sintonizzati e vedrò se c'è qualche amico streamer in live. Vi farò conoscere altri amici o amiche streamer che sono bravissimi e bravissime. Non vi annoierete, ovviamente. Sarà uno spasso. E allora, grazie ancora. So, I want to say thank you so much. If you are watching this video from the starting, from the beginning, I hope you have enjoyed this new kind of making streaming. I apologize if I didn't talk to you before, but there were a lot of friends here in live streaming, so now I can give you the attention. So our rendezvous with Café and Farm, it's for next Sunday from 10 a.m. to 12 a.m. From 10 to middle day.
Okay, so if you are interested to buy this game or other games with a low price, up less to less 70%, you will find in the video's description 5 links that are the link for the internet site of where you can buy the games multi-platform, and you will find for PS4, PS5, Xbox, etc, etc, not only for PC, and you will find other 4 links that are my social media channels: YouTube, Facebook, Instagram, and naturally, and as well Twitch. You can watch this video on YouTube on Tuesday, and if you are watching this video in rerun, I want to say thank you so much. This is the last video of the week, our rendezvous. It's for Tuesday with the Turbo Star Barraf Garage. I hope you will be back and make me company running with this wonderful mod of Euro Truck. And if you are interested to my programmation, you will find all the information in the schedule section of my channel. Thank you so much again. Now I will talk to my French friends, Danny Neapolitan, and every time I will say you cheers, wishing you all the best in Neapolitan language. Thank you so much. Et alors, mesdames et messieurs, merci encore pour votre précieuse compagnie. Notre direct termine maintenant. Pour vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en direct dans mon canal YouTube, le café en ferme pour aujourd'hui, notre rendez-vous du dimanche termine. Notre rendez-vous avec Farming Simulator 19, c'est pour dimanche prochain, toujours avec un café en ferme, toujours à 10h, de 10h jusqu'à midi. Puis, si vous êtes intéressé à acheter ce jeu ou autre jeu à prix réduit jusqu'à moins 510%, vous allez trouver dans la description de vidéo des vidéos ici sur Twitch, mais bien sûr et naturellement aussi sur YouTube, 5 liens que sont les liens pour acheter les jeux réduits multiplateformes à prix réduit jusqu'à moins 70%. Puis vous allez trouver aussi autre 4 liens que sont liens, pardon, que sont les liens pour visiter mes canaux social media YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Je veux dire encore merci à vous que vous m'avez regardé en réplique. Merci à vous pour votre compagnie pendant la direct. La programmation avec ce vidéo de la semaine termine, donc notre rendez-vous c'est pour le mardi. Si vous êtes en train de regarder cette réplique, naturellement tous les soirs vous allez vous pouvez la regarder. Donc pour la réplique, si le rendez-vous c'est pour demain soir ou demain en général, et puis je vous attends mardi avec le rendez-vous avec votre simulateur 2. Et voilà, merci beaucoup. Maintenant je vais vous dire je vais vous souhaiter de la bonne chance et alors
Grazie mille a tutti. Thank you so much everyone. Merci beaucoup à tous. E l'appuntamento è per appunto martedì. State buoni. Ciao a tutti.